Ragazzi, bentornati su Pit Stop Italia e benvenuti ai nuovi. Oggi andremo a fare un video molto interessante a cui tengo particolarmente perché andremo a spiegare le varie tipologie di motore, ovvero i classici motori in linea, piuttosto che i boxer o il Wankel, eccetera. Che dici? Sì, poi ci sono i vari motori a V, il V6, il V8, il V12. E andremo a spiegare bene le differenze che intercorrono tra un motore e l'altro. Ma prima ripassiamo un pochettino il funzionamento di un motore endotermico. Allora, abbiamo il flusso dell'aria che passa attraverso la valvola di aspirazione, il pistone scende, fa la fase di aspirazione, quindi l'aria si riempie la camera di scoppio di miscela aria e benzina, poi c'è la fase di compressione, esplode, il pistone torna giù e in quel momento ci dà inerzia e potenza, insomma, ci fa muovere. Poi l'ultima fase, la quarta fase, è la fase di scarico. Infatti vedete si apre la valvola di scarico e fuori escono i gas. E questo è denominato ciclo 8. ma scusa, se sono quattro fasi, cioè c'è l'aspirazione, c'è la compressione, c'è l'esplosione, c'è lo scarico. Ma 8 è il nome dell'ingegnere che se l'ha inventato. Nicolaus August 8. Infatti agosto è l'ottavo mese. Che ha realizzato il primo motore effettivamente funzionante nel 1876, anche se il brevetto è di un ingegnere francese di nome Alphonse Bullerochat nel 1862. Beh, praticamente sono 150 anni che il motore non si evolve, tra virgolette, nel senso che è la stessa tecnologia, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6 pistoni, quanti sono, che vanno su e giù, l'albero motore, insomma, ci sono poi vari tipi di evoluzioni, ma andiamo a vedere per esempio in ordine, partendo dai nostri motori in linea, che cosa troviamo. Allora, il primo è il motore monocilindrico, che è quello descritto prima. C'è il nome. Che è un cilindro soltanto, quindi soltanto un gruppo, eccetera, eccetera. Usato spesso dove? Sulle moto, sui cinquantini, su un 125, insomma. Comodo. Sia a due che a quattro tempi. Una candela, poca manutenzione, insomma, semplice. Poi passiamo al bicilindrico. Quindi i miei preferiti, perché cilindri due. Quelli in bici. Bici? Ciclisti? Sì. No. Il bicilindrico non è che cilindri quelli in bici? Ciao amici ciclisti. Oppure spesso anche equipaggiato dal gruppo Fiat, il famoso motore Twin Air. Ma passiamo ai motori a tre cilindri. Ovviamente l'evoluzione dopo. Uno dice, beh, tre cilindri, tutti che bistrattano questi tre cilindri. Che schifo, dispari. Signore e signori, tre cilindri troviamo su auto anche belle performanti. Parliamo di Yaris GR, per esempio, che fa tanto parlare di sé. Mm-hmm. Non solo, la troviamo sulla BMW i8. Non solo, la troviamo anche sulla Fiesta ST. Non solo, la troviamo sulla Koenigsegg Gemera. Non lo so. Sì, comunque sono 600 cavalli. Sono tre cilindri, 600 cavalli, facciamo 200 cavalli a cilindro. Io ne faccio con quattro. Passiamo al quattro cilindri in linea. Sì, perché ci sono anche i quattro cilindri non in linea, adesso vediamo quali sono. Curioso, eh? Questo è interessante, non tutti lo sanno, noi lo sappiamo. Cioè, allora, quattro cilindri in linea, quindi sono tutti e quattro messi uguali. Beh, sulla maggior parte delle auto in commercio, che siano aspirate, che siano turbo, diciamo che è il motore più utilizzato proprio in generale da tanto tempo. Perché è anche molto rotondo. Infatti molto importante anche cos'è? L'ordine in cui salgono e si abbassano i cilindri. Questo perché proprio si va a bilanciare. Immaginiamo per esempio che si alzino contemporaneamente solo i due cilindri di destra e si abbassino quelli di sinistra. Questo comporterebbe un movimento scomposto della macchina, cioè del motore, che andrebbe poi a creare tutte delle inerzie brutte. Non sto parlando molto bene, dillo meglio tu. Vibra, semplicemente vibra e non è molto efficace. Conosco una cosa che vibra molto efficace, ma non è questo il tipo di video adatto. Dicevamo, auto che equipaggiano per esempio questo tipo di motore, sono le Golf 4, le Golf 5, le Golf 6, le Golf 1, le Golf 8, che sembra tanto un pupazzetto. Golf 8.
Singolfotto alla mia macchinotta. Dicevamo prima appunto che il 4 cilindri non è solo in linea. In linea cosa vuol dire? Che abbiamo un albero motore con sopra pesi. Aspetta, aspetta. C'è la GIF. Eccolo. Questo qua è il nostro 4 cilindri in linea. Quindi sono tutti uno in linea all'altro. Ma abbiamo la possibilità di avere uno schema diverso, ovvero lo schema boxer. Ecco, questo tu lo potresti spiegare bene. Allora, il boxer è un motore chiamato anche a sogliola o piatto. Comunque abbiamo i cilindri contrapposti di 180 gradi, quindi due da una parte e due dall'altra. Comunque, i pistoni si muovono orizzontalmente. Sì, se noi aprissimo il vano motore dove è alloggiato un motore boxer, quindi vedendolo dall'alto vedremo, tra virgolette, tagliando la sezione, due cilindri da questo lato e due di qua. Questo schema di motore aiuta tanto a creare un motore compatto, perché non essendo più in linea... L'albero motore diventa molto molto più corto. Esatto, perché ne ho due da un lato, due dall'altro, che nello spazio sono... Cioè, guardate l'immagine. Esistono anche i motori 4 cilindri AV, quindi abbiamo due cilindri da una parte e due cilindri dall'altra. Qual è la differenza tra un motore AV di 90, 100, 100 gradi, 120, eccetera, 60. Eccetera, 180 gradi? Ma se è 180 gradi potrebbe sì. essere un motore boxer. Allora, cerchiamo di spiegarlo facilmente. Allora, questo che vedete è un motore, diciamo, AV a 180 gradi, quindi con i pistoni che hanno la stessa linea del motore boxer. Ma cos'è che differisce? Il punto di attacco della biella sull'albero. Nel motore boxer ogni biella ha il suo punto di attacco sull'albero motore, quindi un suo gomito. Mentre nel motore AV abbiamo due bielle per ogni spina, noccio, quella parte lì, comunque, che sono attaccate sullo stesso punto. Allora, ragazzi, per il 4 cilindri boxer, l'esempio che prenderemo in considerazione ce lo dice il caro Pompa. La Subaru. Oppure l'Alfa 33. Eh sì, sono tutte, diciamo, macchine che hanno una certa reputazione. Adesso di motori boxer non ce ne sono più tanti, macchine produce ancora è la Toyota, è la Subaru con la BRZ e la GT86, che è la GR, adesso la GR86. FA20, se non sbaglio. Come sigla, sì, non mi ricordo, può darsi. Comunque derivano tutti da un vecchio progetto di un certo Chiti, ingegner Chiti. Se volete un video di approfondimento sull'ingegner Chiti, lasciate like. Se non lo volete, Chiti si incula. No, mancanza di rispetto a Chiti, no. Se passiamo invece a 5 cilindri, un motore bellissimo, qui cominciamo ad alzare un po' l'asticella, perché lo troviamo ovviamente su macchine un po' particolari, eh? Quindi parliamo per esempio di Focus RS, di Audi RS3, insomma basta che tu abbia la sigla RS per avere 5 cilindri, sembrerebbe. Ma non solo, anche Fiat Coupé Turbo 20. Vogliamo parlare della Volvo? La Volvo T5. Signori, che station wagon. E ancora meglio, Audi RS2. Comunque ragazzi, quando non parliamo tanto, è sempre la stessa tecnologia del 2, 3, 4 cilindri, ma con un cilindro in più, 5. Su 6 già cambiano un pochino le cose, troviamo delle cose un po' differenti. 6 cilindri in linea, quindi come il 4, come il 5, anche come il 3, sono 6 cilindri in fila. E chi usa tanto i 6 cilindri in linea, famosissimo ragazzi. La BMW. Diciamone una a caso, l'M3 40 Sable. Una a caso l'M3, l'M4, bellissimo. La Z4, insomma, tutti motori fantastici. Oppure la Nissan 280Z. Molto interessante anche quella, di classe. Ma di 6 cilindri non abbiamo solo in linea, ovviamente anche qui abbiamo l'opzione AV a vari gradi, che poi quello sui diversi modelli, insomma, turbo o aspirato, quello... Poco importa, ma lo schema del motore è sempre quello. Soprattutto lo schema V6 è uno di quelli che produce un suono fantastico. 350Z. Il busso Alfa, ripaggiato sulla 156 e 147 GTA, ma anche piuttosto... GTR? GTR. C'è il busso? No, ah. V6. V6, sì. Turbo. Oppure anche, che cosa, la Giulia Quadrifoglio. 2.9. Il mio sogno. Derivazione Ferrari, tra l'altro, ragazzi. Che motore. Ovviamente, come per lo schema 4 cilindri, non è solo in linea EV, ma ovviamente abbiamo sempre il motore boxer. Beh, un famoso marchio che usa boxer 6 cilindri è la Porsche. Fantastica. Che infatti fanno anche il Boxster.
però quello sì. Anche il Cayman, però non è che mettono i Caymani dentro. Cayman Oxtern. Ragazzi, per quanto riguarda i motori dal 6 cilindri in linea in su, c'è una chicca particolare molto interessante che ci aiuta a rendere molto rotondo e armonioso il tutto. Grazie all'ordine di accensione del 6 cilindri in linea, questo schema particolare di motore non necessita di contralberi di bilanciamento, perché lui riesce a essere praticamente fermo, vibra pochissimo, detto papale papale. Il famoso test della monetina si faceva, tra l'altro. Sì, le ho sempre perse le monetine. Ma passiamo allo schema 8 cilindri a V. Voi direte, avete saltato l'8 cilindri in linea. Beh, in realtà era complicato trovare degli esempi, quindi passiamo all'8 a V. Sì, tendenzialmente gli 8 cilindri, dagli 8 cilindri, quasi tutti i motori sono a V. Sì, se no sviluppano troppa lunghezza, ci mancano motore. Sì. Incredibile, lasciamo stare. Che macchine adesso troviamo in commercio che montano un motore V8? Beh, sicuramente un classe G63 AMG. Se volete vedere il video di questo bestione da 570 cavalli biturbo, lo trovate qua, sopra la testa di pompa, come sempre. Prossima volta facciamo cambio. No. Ma non è l'unico motore, perché abbiamo anche. Una qualunque muscle car americana. Beh, non tutte, non Beh, non tutte. tutte. Molte, Oppure, molte AMG. ultimamente uno schema che utilizzano anche i tedeschi sulla RS6 V8 biturbo. Bel mezzo. Signori, adesso entriamo nell'Olimpo dei motori, perché iniziamo con i 10 cilindri, i V10. E qui, ragazzi, solo poche auto cominciano ad avere veramente tutti questi cilindri sotto al cofano. E in particolare, che cosa troviamo, caro Pumpa? BMW M5 No, E60, stop, 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 stop. motore derivato dalla Formula 1. Questa è veramente da. Mi viene la pelle d'oca quando penso al motore di quest'auto, perché ha un suono, ma un Mamma mia, suono che veramente fantastico, è un fantastico. orgasmo quel suono lì. Ma esiste un V10 che secondo me ha un suono ancora migliore, sembra quasi demoniaco e malvagio. Lexus LFA, LFA, come Sì, due sette. LFA, che tra l'altro hanno dovuto usare una lancetta digitale non analogica perché i giri salivano troppo in fretta e non riusciva a starci dietro. Che figa. Cioè, ragazzi. Altre macchine di questo genere. Prima abbiamo parlato delle V8 americane. E perché non citare anche la Dodge Viper, equipaggiata con un V10 tutto americano, who's gonna way. Ragazzi, vi rendete conto che auto montano i V10? Capite perché iniziamo a dire che qua cominciano le cose serie. Audi R8. Cioè, potremmo andare avanti una vita, anche qualche Lamborghini. Tra l'altro il motore dell'R8 È è Lamborghini. Lamborghini. Ma adesso andiamo avanti con i motori V12. Il motore V12, così come i 6 cilindri in linea, infatti sono due bancate da 6 cilindri, è fantastico perché anche questo è praticamente senza vibrazioni. In più riesce ad avere delle cilindrate molto molto grosse. E indovinate dove viene equipaggiato? Sulle supercar. Ma da Che sempre. casualità! Quali supercar ti vengono in mente? Ma così a caso, a caso, a caso? La Ferrari 12 F12. a caso, a caso. Chissà perché l'abbiano chiamata così. Poi la Pagani Zonda. La Lamborghini Aventador. Fantastica, fantastica. Oppure Mercedes 65 AMG. Mamma mia, che sberla di auto! Ah, un'altra macchina che mi viene in mente, non è il SUV della Ferrari o il FUV? Tra l'altro, se volete vedere un video dedicato al SUV Ferrari, video sopra la testa di Pumpa. Passiamo adesso a una configurazione particolarmente interessante, il W12. Ma Perché W? che cosa significa, caro Pumpa? Perché invece di avere due bancate da 6 cilindri, ne abbiamo, passatemi il termine, quattro bancate da 3 cilindri. In realtà è uno schema che deriva dal vecchio motore VR6 della Volkswagen, quindi abbiamo una testa unica per parte, quindi una testa qua da 6 cilindri e una di qua, ma i cilindri sono sfasati. Andiamo un'immagine che si capisce meglio. Ah, attenzione, è equipaggiato su una Golf anche. Sì, un esemplare unico della Golf 5 GTI, che tra l'altro ha montato longitudinalmente e posteriormente nella macchina. Poi mi sembra che l'ha messa fatta
non lo so, è inguidabile. Non aveva senso una Golf così comunque. C'era proprio anche la Volkswagen, un doppio V12, V12 che proprio... Sempre lo stesso propulsore si tratta. E infatti è di derivazione della Bentley che fa parte del gruppo Volkswagen. Cioè, in pratica, Pumpa, fammi capire, no? Mm-hmm. Tu mi dici sempre sono come dei tre cilindri, tre Dunque, se io prendo due PureTech o due EcoBoost, tre cilindri turbo, li unisco, faccio un V6 biturbo. Non è così semplice, perché l'albero motore resta sempre uno, ma l'attacco per molti più cilindri. Oh, sarebbe stato carino. Vabbè, ma non abbiamo finito qua, ragazzi, perché se saliamo ancora troviamo un motore davvero particolare, equipaggiato forse su una macchina, no, non penso su una sola, però sulla più famosa di tutte, su una hypercar con numeri da spavento, un doppia V16. Signori. Esatto, e parliamo della Bugatti. Che equipaggia sia la Veyron che la Chiron, insomma, tutte le sue ultime uscite con un doppia V16. Quindi cosa fa? Quadriturbo. Quadriturbo. Quindi prende due V8, detto volgarmente biturbo, li unisce insieme e fa un bel doppia V16 quadriturbo. Schiaffa anche quattro turbo. Sì. Puh. Scopa. Ma abbiamo un bonus. Insomma, questa mm-hmm. non abbiamo un 12 cilindri boxer. Era equipaggiato, se non sbaglio, sulla Minardi. Comunque, progettato sempre dall'ingegnere Chieti. E io ho avuto il piacere di vederne uno con i miei occhi, di vederlo dal vivo in un'officina di Cuneo. Poi a Faust. È gigantesco. Sì, probabilmente dovrebbe essere tipo quelle auto americane da drag senza cofano. Perché... Sì, ed era marchiato Subaru. Attenzione, con questa splendida notizia io vi saluto, vi chiedo gentilmente di iscrivervi al canale, commentare su cosa pensate di questi motori, quale avete voi, quale sognate e soprattutto condividete il video. Ci vediamo il prossimo lunedì. Ciao ciao!